Il mondo rurale e i prodotti tipici lucani hanno anche un inno. È stato presentato a Tito ed è stato ideato da un gruppo di azione locale. Vediamo. La Basilicata ha un suo inno della ruralità chiamato Fiore di Lucania, grazie all'apporto di numerosi artisti, racconti, musiche e immagini, la bontà, il benessere e la salute, così come sono stati valorizzati molti prodotti tipici come il canestrato di Molli Terno, il tartufo di Muro Lucano, ma anche il pane di Matera, la lucanica di Picerno e i fagioli di Sarconi. Ideato e promosso dal GAL, Marmo Melandro, l'inno è stato presentato a Tito nell'ambito di una puntata speciale di divertimento di origine rurale. L'inno della ruralità è un progetto del GAL Marmo Melandro per valorizzare le risorse del nostro territorio. Infatti si tratta di un percorso tra le eccellenze non gastronomiche della nostra regione, un vero e proprio percorso del gusto e delle eccellenze che noi abbiamo attraverso la musica, quindi rappresentandoli in modo moderno e originale. Fiore di Lucania, il cui coordinamento artistico è stato curato da Giampiero Francese e da Giuseppe Marco Albano, mentre l'arrangiamento musicale è stato affidato ad Antonio Deodati, nasce inoltre a sostegno di un progetto di solidarietà per aiutare quanti soffrono la fame nel mondo, un intervento possibile tramite l'invio annualmente di un container in varie aree geografiche. È vero che il GAL ha fatto moltissimo per questo progetto, ma gli artisti hanno prestato la loro opera gratuitamente, sottolineando un attaccamento alla Lucania che mai era stato possibile fino adesso.